a tutti ragazzi, qui per voi c'è il vostro Bugs Bunny e ci troviamo in un nuovo episodio di Piante contro Zombie. Avevamo appena sbloccato questa enciclopedia e ci ho dato un'occhiata per darmi un'idea di come funzionano le piante. Bene, mi sono dato un'idea. Poi qua ci sono anche gli zombie, ma anche là gli ho dato un'occhiatina. Ma iniziamo subito! Restart level, perché avevo già visto una cosa. Questo è un livello speciale, in cui si usa il martello invece del mouse. Ok, vediamo semplicemente come funziona. Sbam! Tutto qua. Uccidi gli zombie e guadagni i soldi con cui fai queste cose. È un po' una cavolata, sì, confermo. Ma va bene così, a noi piace così. Andiamo a martellare tutto quello che respira. Ma tornano le tombe. Disgraziati. Stavo per piano una martellata al mio. Devo. Indietro. Retrofront. Ba-ba-ba. Abba-da-cadabra. Continuiamo a mettere queste cose qua a difendere in caso arrivino quelli col cono, ad esempio. Fermo tutto. Spam. Bom. Cosa entusiasmante questo livello. Sono veramente emozionato. Moneta d'oro! Attenzione, moneta d'oro. Sono emozionato. Moneta d'oro ancora. Wow, questo livello ci farà diventare ricchi. Non escono più. Basta. Altre monete. Patata. Come osi? Ok, sono di quelli col cono, hanno più vita. Maledetti, vi spiaccico tutti col mio martello. Che poi, da dove lo tiro sto martello? Bah, strano. No! Altra tomba! Basta. Sbagliato tasto. Ok, si stanno decimando. Ho distrutto tutte le loro tombe. Non li ricompa. Ecco, lo sapevo. Già finito i soldi? Perché? Oddio. Andiamo così tanto. Quelli col casco no, eh. Non capisco più niente. Ok, orda finale. Mi devo spaventare. Che noia. Facciamo così. Boom. Abbiamo sbloccato il fungo Bob Marley. No, che cosa? No, scherzavo. Questo è lo zombie che converte. No, sì, lo zombie. È la pianta che converte gli zombie. Come funziona? Non l'avete capito, immagino. E qua abbiamo lo zombie col casco, che abbiamo appena sbloccato nell'enciclopedia, ma non abbiamo abbastanza informazioni. Comunque, me ne ho già parlato precedentemente. Mettiamo i nostri soliti funghi e aggiungiamo questo e questo. E via di. Via così. Mettiamo la nostra solita fila di funghetti di Super Mario. E anche la funghetta di. Sì, la fila di funghetti allucinogeni. Arrivano i zombie, ma noi ce ne freghiamo altamente. E dai. Non arriva il. Oh, ecco. Vai, altro funghetto. Vediamo se questa è la volta buona che muore. Prima di arrivare. Non credo. Forse sì. Sì, forse sì. Forse no. Sì. Altro funghetto. Altro zombie. Altro funghetto. Raids.
Poi guardate quanto sono brutte le gambe qua. Qua c'è i pantaloni che si reggono. Sono orrendi. C'hanno i piedi storti. Continuiamo. E ho quasi finito la nostra fila di funghetti. Quelli gialli. Ok, un attimo solo. Ok. Abbiamo finito. Adesso iniziamo con questi qua. Mentre attendiamo la loro crescita esponenziale. Perché questi funghi sono OGM. Ok, è cresciuto il primo. Comunque, secondo calcoli matematici di dubbie fonti, fare questi funghetti è molto più conveniente dei girasoli. Molto, molto. Arriva il coso football. E ora vi farò vedere come funziona mettendo questo qua davanti. Lo ipnotizza e torna indietro. Lo zombie football è molto resistente, però corre anche parecchio veloce. Perciò è abbastanza problematico. Ma semplicemente l'abbiamo cacciato via. Però se ci fossero stati zombie in quella fila, avrebbe lottato contro di loro. Esattamente. Oddio, oddio, oddio. No, no. No. Niente. Questi qua non li sprechiamo così, perché direi di usarli nelle orde finali. Che tanto qua manca poco. Continuiamo. Cominciamo a sostituirli, eh? Tanto il danno è lo stesso. Oh. Questi continuano a crescere. Mettiamo questo. Mangia la bomba e vai ancora di sparabolle. Io li chiamo sparabolle anche se hanno un nome diverso. No, i funghi fumo. I fumunghi li chiameremo. I fumunghi. No, allora, mettiamolo qua. Vai, affronta. Ci mangiano a vicenda, che cosa carina. Romantico. Dai. Ok, abbiamo un problema. Non più. Abbiamo sbloccato questo coso. Questo coso è un fungo un po' particolare. Allora, in poche parole, ha un range, un raggio d'azione molto alto, ma se gli zombie gli si avvicinano troppo, si chiude e non attacca più. Cioè, si abbassa, si spaventa, diciamo. Visto che ci siamo sbrigati, facciamo in tempo a fare un altro livello. Cioè, mettiamo tutti questi, adesso c'è anche quelle con la porta, prima non c'erano. E cos'è che non abbiamo utilizzato? Questi non li abbiamo usati, perciò vai così. E andiamo. Wow, quante tombe. Vedete, costano molto poco, perciò li metto subito insieme a questi che stanno più davanti loro. Forse è stata una cattiva idea. Così perdiamo il ritmo, perché abbiamo perso il ritmo delle... Dov'è lo zombie? Eccolo. Abbiamo un funghetto qua. E dai. Abbiamo perso molto tempo. In effetti ho fatto un po' una cavolata. Fa niente. Ah. Oh. Perché non sta attaccando? Mi sa che si è avvicinato troppo.
No, ancora non ci serve. Continuiamo a piazzare. Vabbè, sì, mettiamone uno. Qua, ecco. Che mi arriva quello col cono. Come vedete, ha un raggio potente che è uguale a quello delle normali piante. Solo che si spaventa se più o meno, diciamo, arriva a questa distanza dell'altezza del funghetto. Del primo funghetto. Speriamo che riescano a ucciderlo in tempo. Dovrebbero riuscirci. Sì, ci riescono, voglio. Cominciamo subito a crescere, ancora non abbiamo finito. Infatti si nota perché ci abbiamo messo molto tempo. Compriamo qua. Adesso passiamo. Prima mangiamo questa tomba perché mi dà fastidio. È carino che anche quando non ho la testa cominciano a mangiucchiare a vuoto. Molto simpatico. Prima orda. Ok. Siamo pronti ad affrontarla. Ma prima... sbaglio tasto. Prima. Mettiamo altri di questi cosi che fanno lo stesso danno dei funghetti, ho visto. Solo che colpiscono più zombie contemporaneamente. Sono quindi più utili. E noi hanno anche un raggio d'azione leggermente superiore. Non che faccia molta differenza. E inoltre sono efficaci contro lo scudo delle porte, diciamo, degli zombie. Adesso direi però di sostituire alcuni di questi, perché tanto i soldi stanno arrivando, per mettere le piante da 25. Proprio così. Ok. Potremmo ammetterli tanto. Molto interessante. Stiamo andando alla grande. Facciamo quest'ultimo. Adesso siamo un po' in carenza però di soldini. Tanto dobbiamo solo fare questi due e poi abbiamo finito riguardo l'attacco. Non capisco perché i funghi sparano bolle, però c'è scritto fumo. Sembra più un bong che un fumo. Avete capito? Adesso, ok, arriva l'orda finale. Ci sbrighiamo perché mettiamo i soldi da parte per queste cose qua, perché mo arrivano gli zombie da dentro le tombe. Eccoli. Ecco. Questa cosa di colpire più zombie contemporaneamente ci è stata molto utile, perché non so se ce l'avremmo fatta. Ok, abbiamo sbloccato questa bomba nucleare di ghiaccio, direi. No, non credo che si cambi così si chiama. Fungo di ghiaccio. E cosa serve? In poche parole, immobilizza per qualche secondo tutti gli zombie nello schermo. Ma visto che è già passato troppo tempo, vi dico che termino qua l'episodio. E spero vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!